Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui, amici miei, sulla bellissima serie Le campagne francesi Farming Simulator 22. Siamo esattamente dove ci siamo lasciati ieri, insomma, col video di ieri, perché poi ho salvato e non ho più aperto la partita. Quindi quello che dobbiamo fare oggi è continuare quello che avete visto ieri. Quindi dobbiamo riempire il latte, svuotare anzi più che altro il latte delle nostre pecorelle e portarlo lì al caseificio. Come vedete, ho fatto una modifica alla botte, sono andato di 8000 litri. È semplice, ragazzi, basta aprire l'XML della botte e modificare la capacità. Di solito è capacity, oppure io ad esempio per far prima ho fatto la ricerca del valore 500, erano due valori, li ho modificati tutti e due, da 500 ho messo 8000 e ho modificato la capacità, insomma, per far sì che, vedete, facciamo prima, accorciamo i tempi, eccetera eccetera. Allora, un'altra cosa che devo fare è portare le mele nella fabbrica di là, la fabbrica dei succhetti, togliere le piante da qua. Dobbiamo portare anche la lana, già che ci siamo portiamo là anche la lana, tanto le due fabbriche stanno vicine. E poi controlliamo un attimino gli animalini e mandiamo... dobbiamo raccogliere la paglia che abbiamo fatto dalla trebbiatura. Ve l'ho detto, questa serie la voglio prendere piano, raga. Tanto fretta non ne abbiamo, e quindi andiamo piano piano. Anche se dovessero uscire altre mappe italiane, perché non si è ben capito ste mappe, quando escono, quando non escono, ma anche se dovessero uscire la Land of Italy o la Italia Rice, noi comunque questa serie la porteremo avanti lo stesso. È meglio avere più serie da portare avanti che non averne per niente, voglio dire. Allora, il carrellino sta lì, il nostro trattore piccolino ovviamente per... andiamoci con... ma mi sa che è troppo piccolo quel carrello per... vediamo un po' se è troppo piccolo, perché il 180-90 questo carrellino è che a me piace tanto, lo vorrei usare quasi solo sto trattore. Però no, vabbè, dai, non è nemmeno tanto piccolo, dai raga, ci può sta bene. Anche su strada andiamo un pochino più veloce, credo, rispetto al 110. No, dai, ci sta bene, dai raga, non è proprio piccolissimissimissimo, dai, non è piccolissimissimissimo. Allora, c'è da fare una cosa. Appena è cresciuta, appena sarà cresciuta l'alfalfa, inizieremo a fare insilato di alfalfa, in modo, cari ragazzi, che quando avremo abbastanza fieno, abbastanza insilato, abbastanza paglia, cominceremo anche a fare le vacche. Così utilizzeremo anche questa stalla di qua. Allora, adesso io devo riuscire a ricaricare i pallet senza distruggere niente. Però credo che ciò... datemi un attimo, selezionate le balle. Sì, esatto. Allora, datemi un attimo. Euro pallet, a posto, vedete? Vedete? Ecco. Ok, arriviamo tutti gli euro pallet. Sia questi, sia la lana. E portiamo tutti. Portiamo tutto. Ma comunque, secondo me, ragazzi, secondo me a staffa un viaggio per 4 pallet, non lo so, sarebbe da caricarli proprio per bene tutti e poi andarci il giorno dopo di gioco, eh. Sì, dai, facciamo così. Aspettiamo un giorno di gioco e poi carichiamo ancora, perché se no... intanto ste piante le togliamo, perché qua non ci servono più, abbiamo proprio un meleto vero e proprio. Quindi che ce ne frega di tenere ste piante. Riprendiamo un po' di soldi. Risistemiamo un po' l'erba qua sul giardinetto di casa. Tra l'altro, mi avete detto anche di cancellare un po' d'erba sulla parte questa qua dietro. Adesso l'andremo a fare, l'andremo a fare. Prima però fatemi rimettere un po' d'erba qua. Scusatemi. L'erbetta qua bisogna rimetterla. Non è rimasto nemmeno troppo smussato. Ah no, ho sbagliato erba. Questa forse ci vuole qua. Ok, è un pochino più corta però mo l'erba lì. Ma sarà questa? Ah, era questa. Ok, quanto mi piace buttare i soldi.
Quanto mi piace buttare i sord. Che sbaglia a fare le cose, butto i sord. A posto, qui mi avete detto di togliere l'erba qua perché è brutta, ci avete anche ragione. Ci mettiamo un po' di cementizio. Ok, vai di cementizio. Vai di cementizio, ti è? A posto, togliamo l'erba pure qua e mettiamo un po' di cementizio. Oh, a posto, guardate che bello. Oh, ragazzi, a questo punto io vorrei mettere il mio orticello. Vorrei iniziare a buttare giù anche un orticello, perché ci sono questi piccoli orticelli, questi qua, carini, bellini, e qua ci starebbe proprio bene, sperando che non mi si deforma niente. Quindi io, per evitare problemi, prima salvo e poi cerchiamo di mettere giù anche il nostro bellissimo orticello. Allora, produzione, frutteti, serre, orticello piccoletto, eh. Piccoletto, ragazzi. Ah, l'area negozio, porca miseria. C'è lo spawn della store delivery. Ce la faremo a mettere giusto orto? Speriamo. Orticello, ragazzi. Un orticello. Speriamo. Speriamo. Datemi un attimo che metto tutto libero. Speriamo, ragazzi, che non mi crolli niente. Me lo auguro. No, no, dai. Tutto sommario. Tutto sommario va bene così. Adesso bisogna togliere un po' di... bisogna qua levigare un pochettino. Ecco, vedete, piano piano dobbiamo far rientrare la zona qua. E livella bene. Facciamo rientrare sta zona qua. E mi pare che tutto sia regolare. Tutto rega. Ciao raga, tutto rega. Tiriamo un po' giù qui. Qui. Un po' troppo. A posto. Smussiamo un po'. No, così. Smussiamo un pochetto. A posto. A posto. Ok. Mo' vediamo se qui ho abbassato troppo. In caso rialziamo un po'. Ma nemmeno tanto, raga. Nemmeno se nota tanto. Mo' ci metto un po' d'erba intorno, così non si nota nemmeno tanto. Allora, progettazione paesaggio, piante, erba. Ci mettiamo un po' d'erbetta questa qua, così copricchia un po' se c'è qualche magagna. Ok. Vediamo un po'. Oh, va benissimo, raga, non si vede niente. Non si vede niente. A posto. A posto, vediamo un po'. Allora, di qua va benissimo. E di qua ancora meglio. Ecco, se vede niente, a posto. A posto, amici. O magari qua ci mettiamo, visto che qui ormai è tutto, facciamo tutta ghiaia. Vernice, vai di, non so se è sta texture qui, sì. Ecco, facciamo tutta ghiaietta qua, a bordo orto. A posto. E adesso iniziamo con l'orto. L'orto che vuole praticamente l'acqua, la paglia, che ce l'abbiamo da raccogliere, e i pallet. Visto che i pallet purtroppo non ce l'abbiamo da produrre, spero vivamente che si possono comprare allo shop, perché io non mi ricordo, che se no tocca pure andare a produrre i pallet. Allora, piantine, pallet di zucchero, di farina, mi sa di no, raga. Mi sa che bisogna andarsene a produrre. Eccole, pile di pallet. Ok, 10 pallet. Si possono prendere con le mani? Sì, 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 sì. Ok, allora carichiamo i pallet intanto. Dovrebbe essere qua, giusto, che si caricano? Oh. Oh, perché non li piglia? Perché non li piglia? Scusate, raga, dovrebbe pigliarli i pallet. Forse è questo il trigger? Ah no, questo è il trigger. Ragazzi, perché non piglia i pallet? Oh, sono questi, rifatemi un attimino, a meno che non sono i suoi, ma sì che sono i suoi, fanno parte della mappa, scusate, fatemi champagne offre, eccoli, pile di pallet, sono i suoi, sono della mappa, perché non li prende? Raga, comincio a infastidirmi un attimo, perché non li prende? Cioè, li prende pure tranquillamente manualmente, vedete? Forse li devo girare?
No, non li prende. Comincio un attimino ad arrabbiarmi. Fatemi vedere allora, fatemi vedere innanzitutto se piglia la paglia. C'ho una balla di paglia dentro lì. La dobbiamo andare a fare la paglia, però c'è una balla di paglia. Perché se no si vede che si è buggato qualcosa quando ho messo giù. Magari è andato il trigger sottoterra. Può succedere, vediamo un attimo. Paglia, rotoballa, una. Se non piglia manco la balla è colpa del pallet. Se invece la balla la piglia, cioè non è colpa del pallet, è colpa del trigger, scusate. Se piglia la paglia è colpa del pallet, se non piglia la paglia è colpa del trigger. Mamma mia, mi sembra uno scioglilingua. Sì, la paglia la prende. È cacchietto, la paglia la prende. Quindi non è un problema. Ah, vedete, potete mettere anche i tunnel, potete chiuderli anche. Quindi ragazzi miei, non è un problema di trigger. Non è un problema di trigger, perché la paglia la prende. Scusatemi, mo li piglia. E allora si era buggato qualcosa. Però aspetta, qui li ha presi. Ah, è questo il trigger dei pallet. Ragazzi, è questo il trigger dei pallet. Ma pensate, non avrei mai detto che quello era il trigger dei pallet. Allora, i pallet vanno qui, ragazzi. Ma è già pieno. È già pieno. Vediamo un po'. Non è pieno. O comunque non funziona bene, raga, Il trigger dei pallet non funziona proprio benissimo. Vedete? Dovete stare attenti a dove lo mettete, come lo mettete. A parte che nella vita bisogna sempre stare attenti a come lo si mette e dove lo si mette. Il pallet, non capite male. Ok, carichiamo sti pallet. E prossima puntata, raga, iniziamo a fare l'insilato. Ci serve l'insilato, facciamo l'insilato di alfalfa, tanto le vacche lo prendono. Ok, vediamo. Ok, più o meno 10 pallet vuole per riempirsi. E acqua, mettiamo acqua, mettiamo l'irrigazione automatica. La lattuga, allora lattuga rossa o meloni, vediamo un po' quale ci pagano meglio allo shop. Lattuga rossa o meloni. Allora, i meloni 5.900, lattuga rossa 5.400. Vai, lattuga rossa e meloni, tutte e due, un po' ragazzi, un po' e un po'. Lattuga rossa e meloni. Ci manca un'altra ballettina di paglia che adesso andremo a raccogliere, perché dobbiamo farle le ballette. Dobbiamo fare le ballette. Quindi andiamo, facciamo le ballette, ma intanto il nostro orto è messo giù, la nostra zona orto. Il nostro ortino è messo giù. Dove vado senza imballatrice? La domanda che io vi faccio a voi è, amici, dove vado senza imballatrice? Non lo so, Pettetti. Da me si dice, dove vai Pettetti? Andiamo a prendere l'imballatrice che sta qua giù nel capanno abusivo. Poi appena risarà cresciuta l'erba medica, vai d'insilato di me. Mi scusi, ma io c'ho lì il King. Il King può passare anche sopra alle altre macchine. Non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Ok. Belle le mod di ieri, vero raga? Niente praticamente, una mod, un aggiornamento, manco ho visto quello che era. Belle, veramente. Bello bello. La settimana scorsa qualcosa ci abbiamo avuto tra le mani. Questa settimana tra le mani non lo posso dire quello che abbiamo, perché non sarebbe family friendly, ma ve lo lascio immaginare. Allora, il nostro campo dovrebbe essere... Oh, l'ho distrutto sto polo trattore. No, che stava a guardare qual era, dove era il campo. Povero trattore. Povero King. L'ho già distrutto il King. E ho già distrutto pure il King. Oh yeah. Allora, via. Giù. E carichiamo. Carichiamo tutta la paglia. Oddio, se ci vengono due balle di paglia è grasso che cola qua. Vabbè, ma mo ci compriamo il campo quello vicino. Abbiamo già tolto la recinzione, avete visto? I campi questi qui piccolini ce li facciamo tutti, quelli vicini, Ce li compriamo tutti piano piano.
piano piano, raga, ve l'ho detto, sta serie bisogna prenderla piano piano piano. È l'obiettivo, capito? È l'obiettivo. A posto. Mamma mia, non ce la faremo a fare nemmeno una balla, ve lo dico io. Ve lo dico io, raga, nemmeno una balla. Non so, sto a scherzare ovviamente, però ne faremo poche. Poche poche, senza dubbio. Via l'F1 che mi dà fastidio. Intanto facciamo, sputiamo giù la prima. Le manovre lente. Eh sì, perché c'ho la mod quella lì che ti fa rallentare il trattore fino a fermarlo a mano che si riempono le balle. Ecco qua, prima balletta. Mamma mia, è in parto sta balla, oh. È in parto, non vuole uscire, raga. Oh, forse da 150 sono pure troppo grosse per la grandezza dei nostri campi, per la grandezza della farm. Comunque, poi dalla prossima puntata ricominciamo da qua, ragazzi. Qua facciamo quasi tutto in video ormai. A meno che c'ho tempo una mattina di portare avanti la serie in live, allora portiamo avanti un pochino. Ma maggiormente, amici miei, faremo tutto, tutto in video, tranne qualche rara occasione. E a proposito, io vi invito sempre a venirmi a trovare sulla piattaforma Viola, che trovate qua sotto in descrizione, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente e farmi questo super mega regalone. Inoltre c'è anche il mio secondo canale, RobbyMel81 Extra. Se vi iscrivete anche di là, non è che mi fate un regalone, me ne fate due. Ragazzi, l'iscrizione non vi costa nulla e per me è importantissima. Vorrei arrivare a 2000 entro Natale. Dai, 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 raga, fatemi sto regalone di Natale. Iscrivetevi anche lì. E poi il mio link di affiliazione Giants, per acquistare tutto quello che riguarda farming dalla mia affiliazione senza alcun sovrapprezzo, aiutandomi così a raggiungere la partner Doretta. Doretta, noi salutiamo anche Doretta. Raga, alla fine faremo tre balle più o meno. Credo che nemmeno ci arriviamo a tre. Dai, dai, ci servono più campi, raga. Forza, forza, più campi. A parte che comunque la paglia non ci serve per la razione mista, quindi non la useremo. La useremo poco, la useremo per fare la lettiera, per far fare più cacca e più latte alle vacche, ma per la razione mista non ci serve. Perché io vi ricordo che la cacca vi serve sia per produrre letame, ma vi aumenta la produzione di latte la paglia del 10%. Non tutti la sanno sta cosa, che la paglia vi aumenta il latte per 10%, ma non se messa nella razione mista. Non serve nella razione mista, quella se uno ce la vuole mette così, ma se messa appunto come lettiera. Non lo so perché va a incidere, che cosa va a simulare, non lo so, però andrà a simulare che la vacca è più contenta perché c'ha la lettiera, è più caldo, sta bene. Che te dico io, che te dico, non lo so. So solo che nelle nostre prove, nei vari anni di Farming Simulator 22, abbiamo visto che aumenta la produzione di latte del 10%. Quasi finito, mo finiamo prima di chiudere il video. Ve l'ho detto, ragazzi, quella paglia lì potremmo anche non raccoglierla, perché tanto la balla non la possiamo sputare. Altra cavolata di Farming Simulator, che uno non può sputare la balla più piccola. C'ho una balletta piccola, incompleta, fammela sputare. No, io mo sti 3000 litri di paglia li devo sprecare, perché poi quando andrò a raccoglierci l'erba o l'insilato la prossima volta, mi diventeranno erba, fieno, quello che è. Insomma, un po' una mezza cacchiata. Du balle, raga. Du balle. Du balle. Du balle. Du balle, raga. Vabbè, andiamo a rimettere tutto sotto al capanno. Piano. Il famoso... ogni volta che se passa di qui, porca miseria, l'incidente. Scusate, raga, mi ristava a venire sul polpettone de... Andiamo a riprendere andiamo a prendere le due balle, le portiamo qua. Non le stocco per niente, le uso direttamente per
l'orto. Non è per adesso le vacche, raga. Non abbiamo ancora la grandezza giusta dei campi per mantenerle. Non è proprio fattibile fare le vacche adesso. Ok, portiamo le due balle di paglia vicino all'orto. A posto. Vediamo un po' se l'ha presa tutta. Sì, le ha prese tutte. Adesso mettiamo, spostiamo questo qui e questo qua. Ovviamente, ragazzi, senza che andiamo a vendere a destra a manca, adesso mettiamo la vendita della nostra lattuga e dei nostri meloni in automatico. Sì, lattuga rossa e meloni in automatico, così non ci pensiamo più. Ragazzi, il nostro orto è completo. Vi piace il nostro orto? Ve lo faccio vedere da qua, che è più bello. Amici miei, fatemi sapere nei sì, se ci avviciniamo troppo si vede che qua vola un po', ma vabbè, tanto voglio dire, non si vede, da qua non si vede, ecco. Fatemi sapere, amici miei, nei commenti se il nostro orto nuovo di zecca vi piace, quindi meloni e lattuga rossa. Lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti, grazie agli amici abbonati. Anima, vita e cuore del canale, consento al canale di sostenza davanti a portare tutti questi contenuti. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!